Grande Fratello VIP, Giulia De Lellis è una stratega? Il sospetto. Giulia De Lellis vincerà il GF VIP? Parla Marco Predolin. Giulia De Lellis vincerà il Grande Fratello VIP? Sicuramente, nel caso in cui dovesse davvero trionfare, sarebbe grazie ai numerosi followers che la sostengono da anni dopo il successo ottenuto a Uomini e Donne. Da quando si è fidanzata con Andrea Damante la sua carriera ha avuto una crescita di tipo esponenziale, prima i social, poi le ospitate in televisione nei salotti buoni di Barbara D'Urso, poi le capatine all'interno della casa del Grande Fratello VIP per sostenere il suo fidanzato, e tenere a bada la giovane Asia Nuccetelli, e poi la partecipazione a tutti gli effetti alla seconda edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilaria Blasi. Vincerà il programma? Secondo Marco Predolin Giulia De Lellis potrebbe essere una papabile vincitrice insieme al buono, onesto e sincero Daniele Bossari. Giulia è seguita sui social e in casa si tiene buoni tutti, e virgola molto scaltra. Queste sono le parole che Marco Predolin ha speso per Giulia De Lellis durante un'intervista rilasciata al settimanale Chi. Giulia è stata al centro di importanti polemiche nel corso delle settimane, soprattutto legate alle dichiarazioni poco sensate sui figli dei gay e sugli omosessuali in generale. Grande Fratello VIP, Giulia De Lellis ha una strategia? Serena Grandi, Simona Izzo, Marco Predolin, Carmen Di Pietro, insomma. Alcuni tra i personaggi più interessanti di questa seconda edizione del GF VIP sono stati eliminati rendendo così difficoltoso il programma Mai dire Grande Fratello VIP della Jalapas Band che ha ampiamente preso in giro Giulia De Lellis dopo le sue dichiarazioni sulla lettura. L'esperta di tendenze ha confessato di non sapere cosa fare dentro una libreria e molti sul web hanno risposto che neanche i libri saprebbero che farsene di lei. Secondo Alfonso Signorini la ragazza è un ignorante e dovrebbe leggere decisamente di più. Purtroppo la cultura non aiuta a vincere il Grande Fratello VIP ed è proprio per questo che la ragazza potrebbe trionfare portandosi a casa la vittoria che è sfuggita dalle mani ad Andrea Damante lo scorso anno. Marco Predolin ha confessato alle pagine del settimanale diretto da Signorini che, dato il suo alto numero di followers sui social, se mai dovesse andare in nomination sarebbe quanto mai protetta. Ma Giulia De Lellis, che pare essere.